Un gran gol, un gol che ha portato in dote 3 punti. Macin sta crescendo partita dopo partita, ma raccontiamo questo gol. No, è un gol, un'azione manovrata da sinistra a destra in cui Marras ha visto benissimo il mio movimento, me l'ha fatto un bel passaggio, io ho incrociato subito, ho avuto fortuna e ho fatto gol. Quest'estate anche il presidente Sebastiani, il direttore sportivo Luca Leone avevano puntato fortemente sul riscatto di Macina, ha detto noi crediamo su questo giocatore, vogliamo portarlo a pescare anche la prossima stagione, insomma stai ripagando la fiducia della società con queste grandi prestazioni. Sì, io voglio ripagare la società, il mister, lo staff tecnico con la fiducia che mi è stata data, mi danno dal momento in cui sono arrivati l'anno scorso, quindi spero di continuare così e aiutare il gruppo al massimo. E parlavamo anche col tuo compagno di squadra del Grosso, essere primi in classifica dopo 7 giornate è sempre importante, è sempre una cosa bella, Pescara non accadeva da tempo, però ora è anche giusto restare e rimanere con i piedi per terra. Sì, no, noi dobbiamo restare con i piedi per terra, ci sono altre squadre che si dice che sono state attrezzate per vincere, noi siamo stati attrezzati per fare un buon campionato, quindi continuiamo così. A proposito di squadre attrezzate per vincere, oggi avevate di fronte il Benevento che è un po' la favorita numero uno del campionato. Sì, ma noi siamo un gran gruppo, una grande famiglia con delle qualità e quindi ce la possiamo giocare con chiunque. Oggi sei titolare di questo Pescara, ad inizio di stagione però c'era stata qualche panchina per te, come avevi vissuto quelle prime giornate di campionato? Avevi comunque sentivi la fiducia dell'allenatore e dell'ambiente? Sì, innanzitutto io all'inizio ho avuto forse un po' di difficoltà nell'aspetto fisico, ci ho avuto anche un'influenza, sono uscito, quindi adesso con l'aiuto dello staff tecnico, allenamenti e tutto sto riprendendo la mia forma e spero di continuare così. Torniamo a questa partita, il gol del 2-1 è stato un gol tra l'altro molto bello, la domanda è d'obbligo, a chi dedichi questa rete? Io questa rete la dedico al gruppo, ai tifosi, alla piazza perché penso che è una iniezione di morale, dobbiamo continuare così. Oggi con il Benevento non avete sbagliato praticamente nulla, quel finale di Padova è servito perché nel finale della gara di oggi avete rischiato pochissimo. Sì, no, quello è stato un episodio un po' brutto, ma credo che si è visto che da subito l'abbiamo dimenticato, l'abbiamo messo da parte, siamo giocata questa partita al massimo e l'abbiamo portato a casa i 3 punti. Ora arriva questa sosta, non si giocherà per gli impegni della nazionale, secondo te è una sosta che arriva nel momento giusto, preferivate giocare ancora considerando il momento oppure sarà importante anche un po' tirare il fiato dopo questo duro inizio? Io penso che la sosta arriva in un momento in cui noi siamo in forma e può essere che sia un contrattempo, ma penso che siamo un gruppo maturo e sapremo continuare a lavorare bene e riprenderci dopo la sosta.